A più di 10 anni dalla sua fine, la guerra in Vietnam sembra ormai lontana e di poco conto. Invece fu un immane conflitto, la più lunga guerra della storia americana e la sola dalla quale gli Stati Uniti non siano usciti vittoriosi. Durante il suo svolgimento fu sganciato un quantitativo di bombe superiore a quello della Seconda Guerra Mondiale. Furono lanciati centinaia di migliaia di razzi e furono sparati milioni di proiettili. Fu la guerra in cui l'elicottero dimostrò le sue possibilità e in cui fu usato ogni tipo di aeroplano. Nel 1962 gli Stati Uniti provarono ad aiutare il Vietnam del Sud a resistere al nord comunista. Sembrava un lavoro per modesti aeroplani ad elica come l'Helio U-10 Carrier, il famoso Douglas C-47 e il più grosso Curtiss C-46 Commando. C'erano anche l'agile addestratore North American T-28 e il veloce Douglas B-26 Invader, risalente, come i C-46 e 47, alla Seconda Guerra Mondiale. Fu creata una forza speciale di Air Commandos dell'USAF con una nuova uniforme che comprendeva un cappello all'australiana. Dopo l'addestramento sulla base Eglin in Florida, la più grande degli Stati Uniti, gli Air Commandos furono inviati nel Vietnam del Sud, dove cominciarono ad addestrare la giovane aviazione militare vietnamita. L'aviazione sud-vietnamita usava un'insegna di nazionalità simile a quella americana, con bande laterali rosse e gialle invece che blu e bianche. L'addestramento tattico iniziale fu compiuto sul T-28D, un aereo con prestazioni simili a quelle di un caccia della Seconda Guerra Mondiale. Poteva essere armato con razzi non guidati, centinaia di colpi per le mitragliatrici di 12,7 mm e vari tipi di bombe. I razzi pesanti da 127 mm e le bombe da 45 kg potevano essere facilmente montati sotto le ali dei B-26B, questi versatili aerei d'attacco che spesso erano più vecchi dei loro equipaggi, ma che si dimostrarono formidabili contro truppe mal equipaggiate. Assieme ai più piccoli T-28D Trojan, chiamati Lucky Tiger, iniziarono a colpire Viet Cong con razzi, mitragliatrici e bombe, e quando il bersaglio si poteva vedere avevano una precisione soddisfacente. Furono compiute numerose missioni di addestramento con entrambi i tipi, ed anche se il tiro in poligono è un mondo a parte rispetto all'esperienza reale, questi voli diedero i loro frutti. Un'arma che non richiedeva precisione era il napalm, un serbatoio pieno di nafta e olio di palma gelatinizzati che, se colpivano la pelle umana, continuavano a bruciare anche sott'acqua. In Vietnam, dove le strade erano poche, il trasporto aveva la sua importanza. Il piccolo U-10A Courier poteva lanciare fino a 6 paracadutisti e aveva il vantaggio di poter operare da brevi piste improvvisate. Il più grande C-47, noto in Europa come Dakota, aveva maggiore capacità. Era usato, specie nei primi anni di guerra, per il trasporto dei berretti verdi in appoggio ai gruppi civili irregolari di difesa sud-vietnamiti. Nelle giornate calde, un Gone Bird, per decollare a pieno carico, aveva bisogno dei razzi Rato. A combustione finita, i razzi venivano sganciati. Anche il C-46 Commando, la cui sagoma ricordava una balena, aveva bisogno in decollo di ognuno dei suoi 4.000 cavalli. Il Commando compì una sola missione di lancio di paracadutisti in combattimento nel marzo del 1967,
da parte della 173esima Airborne Brigade durante l'operazione Junction City presso il confine con la Cambogia. Nel frattempo i Lucky Tiger e gli Invader continuavano i loro attacchi contro l'elusivo nemico Vietcong sul territorio del sud. Gli Stati Uniti furono coinvolti nella guerra dovunque, sia nei campi e nelle risaie che in aria. Un ruolo primario fu svolto da elicotteri di ogni tipo per tutta la durata del conflitto. Il più vecchio fu il Sikorsky H-34 Choctaw da trasporto a pistoni e molti di essi furono assegnati all'aviazione vietnamita. Azionati da un motore Cyclone da 1500 cavalli, i Choctaw normalmente potevano trasportare 16 soldati equipaggiati. Volando a bassa quota, circa 145 km orari, avevano il portellone sinistro aperto, attraverso il quale era montata una mitragliatrice da 12,7 mm e compivano missioni di rifornimento ai molti capisaldi fortificati con cui i governativi cercavano di mantenere il controllo della regione. Poiché questi capisaldi erano soprattutto in aree lontane, la maggioranza dei rifornimenti, spesso sacchi di riso e occasionalmente personale civile, erano trasportati da elicotteri. Nel sud-est asiatico ne furono impiegati più di 10.000 che divennero i tuttofare della fanteria, ma pochi di essi fecero ritorno negli Stati Uniti. Nel 1965 l'USAF, che non aveva acquistato il caccia leggero Northrop F-5 Freedom Fighter per uso proprio, affittò una dozzina di queste macchine supersoniche e formò con esse un reparto chiamato Shoshi Tigers. L'addestramento iniziale si svolse sulla base Williams negli Stati Uniti, dalla quale partirono per il Vietnam nell'ottobre 1965. Due mesi dopo erano già in azione contro posizioni tenute dai Vietcong attorno a Saigon. Il loro armamento di razzi e bombe da 372 kg si dimostrò efficace nell'ostacolare le imboscate tese dai guerriglieri lungo le principali arterie del sud. Ogni sospetto concentramento di forze nemiche divenne oggetto di attacchi con le loro bombe e cannoni. Il crescente coinvolgimento americano era degenerato in guerra aperta. Il grosso e robusto North American F-100 Super Sabre, chiamato Hun, svolse un pesante ruolo nella caccia e nell'attacco al suolo. Nel 1953 era stato uno dei primi caccia supersonici del mondo e 13 anni dopo era ancora in servizio di prima linea. Nel 1966 i Super Sabre del 531esimo Tactical Fighter Wing, basati a Bien Hoa, volavano quasi 24 ore al giorno. Non venivano mai parcheggiati all'aperto, ma riparati da barriere paraschegge per proteggersi dagli attacchi con mortai e razzi da parte dei Vietcong. Armati con bombe Snake Eye a caduta ritardata, gli Han erano impiegati nelle missioni di attacco a bassa quota. L'esercito statunitense usava soprattutto elicotteri. Un'eccezione era il biturbina Grumman OV-1 Mohawk, un aereo per la ricognizione del campo di battaglia con velocità e manovrabilità confrontabili con quelle del vecchio Spitfire e la possibilità di usare piste corte e non preparate. Nel volo lento spesso i Mohawk subivano dei danni e con un motore fermo si rendeva necessario un atterraggio di fortuna, in questo caso sull'aeroporto di Binh Tui. Alcuni Mohawk erano armati, ma il loro scopo principale era l'uso dei grandi finestrini e delle fotocamere, grazie ai quali fornivano ai comandi le immagini del campo di battaglia. A
All'onnipresente Gone Bird fu assegnato anche un ruolo nella guerra psicologica. Il C-47, inondando il paese di manifestini, era una pedina della politica per conquistare le popolazioni e i Viet Cong alla causa del Sud. Li affiancavano i Courier, dotati di potenti altoparlanti. Con il proseguire della guerra, i volantini furono sostituiti sempre di più dal fuoco delle armi. La guerra era in Vietnam vide l'introduzione di nuove armi. A causa della difficoltà di vedere il nemico attraverso la vegetazione, fu organizzata l'operazione Pink Rose per determinare le tecniche e le condizioni adatte a defogliare la giungla. Furono fatti esperimenti di distruzione della vegetazione con il fuoco, ma il metodo principale fu con gli UC-123B da trasporto, dotati di irroratori, in volo a bassa quota sulle foreste per nebulizzare il defoliante chimico. Tra il 1962 e il 1971 quasi 72 milioni di litri furono spruzzati nelle missioni chiamate Ranch Hand. Nessuno in quel momento si rese conto che l'agente Orange, il prodotto chimico più usato, avrebbe avuto effetti negativi sulla salute di milioni di uomini, compresi probabilmente i veterani americani. Di tutti gli aerei in azione in Vietnam, il più famoso fu senza dubbio il McDonnell F-4 Phantom II. Costruito come intercettatore per la difesa della flotta, destinato a US Navy e Marines, fu usato anche dall'USAF. E fra i suoi reparti, che operarono in Vietnam con la versione F-4C, ci furono i Gunfighters del 366° Tactical Fighter Wing. I loro Phantom portavano 4 missili aria-aria Sparrow, 6 bombe Mark 82, un contenitore con cannone e 2 serbatoi esterni. Capaci di volare a Mach 2, i Phantom potevano combattere i MiG e attaccare bersagli al suolo con altrettanto successo. I Gunfighters erano basati a Da Nang, uno dei più grandi aeroporti costruiti dagli americani in Vietnam. In appoggio al crescente numero di missioni di attacco era necessario creare vasti depositi di bombe e al momento della preparazione dei voli veniva scelta la combinazione adatta e le armi erano applicate sotto gli aerei. Per aumentare le capacità di carico erano spesso usati degli attacchi multipli in grado di reggere 3 bombe ognuno. Dopo che le bombe erano sicuramente sospese ai punti di attacco, le spolette erano armate e avvitate nell'ogiva. A Da Nang avevano sede anche i Martin B-57B, versione americana del bombardiere leggero inglese Canberra, che in Vietnam fu usato anche dall'aviazione australiana. I Canberra attaccavano i loro bersagli con bombe da 450 kg e li mitragliavano con i 4 cannoni da 20 mm. I B-57 avevano un carico bellico adeguato ed una considerevole agilità, oltre a poter rimanere sul bersaglio per lungo tempo anche a bassa quota.
La speciale versione B-57G, dotata di particolari sensori, permetteva attacchi di precisione anche in assenza di visibilità. I robusti C-123 Provider, oltre a defogliare la giungla, compirono migliaia di missioni di rifornimento alla linea del fronte. Voi chiamate, noi portiamo, era il loro motto, e furono usati per trasportare equipaggiamenti, munizioni e fino a 61 soldati. Al ritorno dal fronte potevano accogliere 56 feriti, oppure, occasionalmente, i ragazzi spaventati che costituivano la maggior parte dei prigionieri Vietcong. I guerriglieri catturati arrivavano anche a bordo di elicotteri Sikorsky HH-3C Jolly Green Giant ed erano portati via per essere interrogati. Spesso i provider lanciavano rifornimenti con il paracadute, anche se non era cosa di tutti i giorni il lancio di mucche vive. Al largo delle coste del Vietnam, in genere nel Golfo del Tonchino, le portaerei dell'US Navy diedero un notevole contributo al potere aereo americano. Qui a bordo della Constellation viene pulito il parabrezza di un Vought A7 Corsair II, pronto per una nuova missione con un carico di bombe Mark 82. Sui ponti delle portaerei ogni uomo ha una camicia il cui colore ne rivela l'incarico. In rosso sono gli addetti agli armamenti. Sul ponte tutto si svolge come nella coreografia di un balletto per armare e catapultare 90 aeroplani in rapida successione. Gli aerei imbarcati, come quelli basati a terra, possono portare un pesante armamento esterno. Particolarmente gravoso è il lavoro di caricamento dei lanciarazzi da 127 mm. Il pilota compie il suo finale walk around per l'ispezione pre-volo dell'aereo e dell'armamento. Tocca a lui verificare che tutte le armi siano pronte per l'uso. Ogni pilota di marina sa che la catapulta, chiamata familiarmente Cat, è così potente da lanciare un aeroplano a pieno carico oltre la prua della nave a velocità di volo, anche se avesse i freni alle ruote bloccati. Dalla portaerei decollano aerei di diversi tipi. Un F-4J Phantom è lanciato come se fosse un giocattolo. Lo segue un A-4 Skyhawk da attacco, a sua volta seguito da un altro Phantom. E quindi da un grande RAC-5 vigilante da ricognizione. L'aereo d'attacco Corsair II è stato sviluppato dal caccia F-8 Crusader, anch'esso impiegato sul Vietnam del Nord.
In molte di queste missioni gli F-8E hanno lanciato i razzi Zuni. I loro piloti erano stati addestrati al combattimento aereo con i cannoni ed i missili e trovavano poco gratificante lanciarsi in picchiata sulla giungla e vedere la grossa esplosione di uno Zuni senza sapere se avevano colpito qualcosa. In effetti i razzi seguivano traiettorie così erratiche che non c'era nessuna possibilità di far loro colpire con precisione un bersaglio puntiforme. In ogni caso, sotto il fogliame non mancavano gli uomini pronti a rispondere al fuoco. All'inizio le difese del Vietnam del Nord erano deboli, ma furono gradualmente potenziate fino a divenire le più forti mai viste, specialmente nelle aree attorno ad Hanoi e al suo porto di Haiphong. Già negli anni 60, comunque, migliaia di armi antiaeree leggere potevano fare fuoco contro gli attaccanti, così come avveniva da parte delle truppe sovietiche contro gli aerei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Allo stesso modo, la quantità di proiettili sparata causò fra gli aerei americani perdite inaspettate. Gli aerei tendevano a stare al di sopra dei 3.000 metri, ma la FLAC diveniva sempre più intensa, con armi da 37, 57, 85 ed anche 100 mm, che colpivano a quote più alte. L'aereo numero 150-826 era stato un costoso RA-5 vigilante da ricognizione, in grado di ritrasmettere in tempo reale alla flotta precise immagini radar del bersaglio. Dopo l'incontro con l'artiglieria nordvietnamita è andato ad aggiungersi a migliaia di altri relitti. La guerra nel cielo era dura anche per la marina statunitense e per i Marines. Gli attaccanti, sui loro Crusader, sganciavano napalm su presunte concentrazioni di Vietcong nella giungla. Talvolta le bombe si rompevano disseminando i loro frammenti nel cielo, ma normalmente il loro impatto col suolo era segnalato da una grande palla di fuoco. Agli attacchi contro le installazioni nordvietnamite al suolo partecipavano anche gli A4C dello Squadron VA-76 della Marina. Altri Skyhawk erano in azione, compiendo una virata a sinistra che li portava in volo rovescio prima dell'allineamento sul bersaglio per un attacco nell'area di Tan Linh. L'A4 di testa lanciava uno Zuni che, nonostante la sua traiettoria indecisa, colpiva con sufficiente precisione. Chiamati dai loro equipaggi scooter, gli Skyhawk erano degli aerei da attacco semplici e leggeri, ma efficaci, tanto da rimanere in produzione dal 1954 al 1979.
Un Corsair appunta bruscamente sulla Constellation e viene fermato dal cavo d'arresto. Era l'ultima missione della Marina contro il Nord prima della sospensione dei bombardamenti ordinata da Washington il 20 novembre 1968. Invece non cessarono mai di operare i piloti degli Huey. Il Bell UH-1, chiamato da tutti Huey, anche se il suo nome ufficiale era Iroquois, fu il mezzo aereo più diffuso di tutto il teatro di guerra. Elicottero medio-leggero molto robusto, aveva un motore a turbina da poco più di 1000 cavalli e poteva trasportare 14 soldati o 6 barelle a circa 182 km all'ora. In Vietnam molti di essi furono dotati di un armamento che comprendeva 4 mitragliatrici M60, 2 per lato, e 2 lanciarazzi a 7 colpi, tutti puntati in avanti. I razzi da 70 mm facevano parte dell'armamento degli UH-1B dello Squadron HAL-3 della Marina, chiamato The Sea Wolves, i lupi di mare, che aveva l'incarico di impedire ai Vietcong di infiltrarsi nei canali e nei villaggi dell'esteso delta del Mekong. I Sea Wolves agivano insieme a battelli fluviali e hovercraft, sui quali avevano il vantaggio della grande mobilità, pattugliando estensioni d'acqua, spiagge, acquitrini e dense foreste. I bersagli, quando c'erano, stavano al riparo della giungla. Questo fu un problema per tutta la durata della lunga guerra. Nessuno riuscì ad inventare un semplice sistema in grado di scoprire i Vietcong o i soldati regolari del nord quando si muovevano nella folta vegetazione. Furono fatti degli esperimenti con dispositivi sensibili al calore del corpo umano e persino all'odore della traspirazione, ma i piloti ed i loro mitraglieri non potevano disporne. Potevano solo immaginare dove il nemico avrebbe potuto essere e bersagliare la zona con i razzi e il fuoco delle M60. Il mitragliere poteva puntare la sua M60 brandeggiabile con un ampio settore di tiro, ma anche quando aveva una vista perfetta, molto raramente riusciva a scorgere il nemico. Da un punto di vista statistico, molto pochi degli innumerevoli colpi sparati riuscirono a colpire qualcuno. Quando la fanteria o un osservatore in volo scoprivano i Vietcong, venivano lanciati dei candelotti fumogeni per avere un bersaglio su cui puntare le armi, ma difficilmente i nemici erano ancora sul posto quando cominciavano a grandinare proiettili. La maggior parte degli Huey apparteneva all'esercito statunitense e molti di essi furono ceduti al Vietnam del Sud. Spesso erano usati per il trasporto. Un ruolo abituale era la rapida evacuazione dei feriti, chiamata dust off, da radure nella giungla o risaie.
Grazie a questo servizio di soccorso, la proporzione dei morti in seguito alle ferite riportate fu più bassa in Vietnam che in ogni altra guerra. Servivano anche a portare i soldati sul luogo del combattimento. La versione leggermente più grande UH-1D entrò in servizio nel 1967 e servì tra i vari reparti con la 68esima Assault Helicopter Company. Queste macchine, note come Slick, si avvicinavano alle loro zone di atterraggio in formazione per permettere alla fanteria di disperdersi su un'area più vasta. Le truppe elitrasportate sciamavano sparando ed urlando, mentre i mitraglieri di bordo usavano le loro M60 quasi in continuazione. Le canne delle armi diventavano quasi rosse per il calore, mentre inondavano di proiettili da 7 mm e 62 le risaie, le capanne e gli alberi. Le zone d'atterraggio, durante le cosiddette operazioni di inserimento di truppe, venivano segnalate con granate fumogene colorate. Dopo che la fanteria era sbarcata, le macchine decollavano, continuando il fuoco di copertura. La battaglia forse più nota di tutto il conflitto cominciò il 20 febbraio 1968, quando le forze nordvietnamite cominciarono ad accerchiare la base avanzata dei Marines a Khe Sanh. Uno dei primi a cadere fu il caposaldo delle forze speciali a Lang Bay. Il 5 febbraio questo accampamento fu attaccato da Super Sabre e dai Phantom dell'USAF, che impiegarono napalm e razzi da bassissima quota per essere sicuri di centrare l'obiettivo. I combattimenti infuriarono per tutto il primo trimestre del 1968 e per 77 giorni Khe Sanh fu assediata, continuamente sottoposta al fuoco dei mortai e dell'artiglieria. La guarnigione dei Marines poteva essere rifornita solamente dal cielo. Questo Boeing CH-46 Sea Knight non poteva certo rimanere a lungo a punto fisso. Intanto i Cessna 02A del Forward Air Control orbitavano sulla zona per dirigere le operazioni. I provider trasportavano rifornimenti e munizioni, spesso facendoli rotolare fuori della stiva senza neppure fermarsi. La base fu rifornita anche con i grandi C-130 Hercules, altri veri protagonisti in Vietnam. Questi grossi autotreni del cielo scaricavano rapidamente per allontanarsi rombando alla massima velocità. I ricognitori supersonici McDaniel RF-101 Voodoo lavoravano 24 ore al giorno per tenere sotto controllo i movimenti dell'esercito del nord e alcuni di essi furono abbattuti. Thank you.
Tra le perdite vi furono anche diversi Skyhawk dei Marines. Spesso il pilota aveva appena toccato terra, appeso al paracadute, che già un elicottero Jolly Green Giant era in hovering su di lui, con il verricello in azione, evitandogli 5 anni di maltrattamenti nei campi di prigionia, i cosiddetti Hanoi Hilton. Durante la Seconda Guerra Mondiale accadeva spesso che i rifornimenti paracadutati arrivassero nel posto sbagliato, facendo un grosso regalo al nemico. A Khe San gli Herky Burrs, come erano chiamati gli Hercules, scaricavano le loro 20 tonnellate di carico con un errore di pochi metri, continuando così anche nei lanci dei mesi successivi. Quando la pressione diminuiva, le gru volanti Sikorsky CH-54 Tare dell'esercito consegnavano agli assediati dei cannoni campali appesi al gancio baricentrico. I lanci di precisione degli Herky continuavano, mentre Phantom offrivano loro protezione. Talvolta, ad esempio, quando bisognava raccogliere dei feriti, gli Hercules dovevano scendere sulla pista sfidando i mortai. Invertendo il passo delle eliche, si arrestavano sparendo in una nuvola di polvere, ma ciò non impediva ai soldati del nord di puntare le loro armi. L'atterraggio che vediamo è a Shaw Valley, dopo che l'assedio era cessato nel maggio 1968. Fra gli aerei ceduti al sud vi era il Cessna A-37 Dragonfly da attacco leggero, ideale per azioni di mitragliamento con la sua minigun da 7,62 mm contro truppe prive di protezione, come in questo caso a est di Quang Ngai. La consegna di questi equipaggiamenti rientrava nel quadro della politica di vietnamizzazione del conflitto, in conseguenza della quale le forze del Vietnam del Sud venivano addestrate a reggere da sole il peso delle operazioni. Furono forniti anche molti aerei leggeri Cessna O-1 Bird Dog, di cui si vede un pilota mentre viene preparato per una missione FAC, Forward Air Control, controllo aereo avanzato e segnalazione dei bersagli. E mentre esegue col suo aeroplano i controlli pre-volo sotto gli occhi di un istruttore americano verificando i razzi fumogeni. Forse il più efficace fra gli aerei ceduti ai sud vietnamiti fu il Douglas A-1 Sky Raider, chiamato SPAD in ricordo dell'aereo della Prima Guerra Mondiale. Progettato da quel lineman a cui si dovevano anche l'Invader e lo Skyhawk, l'A-1 era stato ideato nel lontano 1944 per operare dalle portaerei, ma in Vietnam fece di tutto e portò ogni tipo di armamento. Gli Skyrider sudvietnamiti operavano spesso dalla base di Binh Tui, armati con cannoni da 20 mm, razzi e bombe. Guidati dagli O-1E del FAC, volavano bassi sopra gli alberi, attaccando i Vietcong con il piccolo arsenale che erano in grado di caricare.
Un altro apprezzato trasportatore di bombe fu il Republic F-105 Thunderchief, che pur essendo classificato caccia, monoposto e monomotore, era più pesante, grande e potente di molti aerei d'attacco. I TAD compirono più missioni contro il Vietnam del Nord di qualsiasi altro tipo di aereo e ciò spiega il loro elevato numero di perdite. Alcuni FAD appartenevano al 34esimo Tactical Fighter Squadron e provenivano dalla base di Korat in Thailandia. Ognuno di essi era armato con 6 bombe M117 da 372 kg, con le quali compirono attacchi contro gli scali ferroviari di Kep, Viet Tri e Yan Bay. I THAAD usavano anche i missili radiocomandati Bullpup, come nel caso dell'attacco ad una chiatta a 50 km a nord-ovest di Dong Hoa. I nordvietnamiti di Vietcong usavano per difendersi ogni arma di cui disponevano, facendo largo impiego delle mitragliatrici sovietiche DSCK da 12,7 mm. Nei momenti di tregua tutti gli uomini raccoglievano i colpi sparati, effettuavano la manutenzione essenziale e ricaricavano le armi. In previsione di successivi attacchi rinforzavano le loro protezioni rendendole più robuste e più alte. Crateri colmi d'acqua diventarono sempre di più una caratteristica del normale paesaggio vietnamita. I Thunderchief attaccavano gli scali ferroviari di Kep, Cao Nung e Lang Son a nord di Hanoi, sempre usando le bombe convenzionali da 372 kg. Contro di loro si scatenava la flak da 37 mm. I FAD colpirono anche il ponte ferroviario del complesso di Bac Giang, usando sia i razzi che le bombe. Nell'ottobre del 1967 gli F-105 centrarono l'importante ponte Domer alla periferia di Hanoi. Questo grande ponte aveva resistito a centinaia di attacchi, ma fu finalmente distrutto quando furono impiegate le bombe a guida laser Pave Way. Gli aeroporti erano un obiettivo che non si poteva trascurare, anche se non era facile mettere fuori uso per lungo tempo una moderna base aerea. In questa occasione i THAAD ebbero l'incarico di colpire il grande aeroporto di Phuc Yen ed anche in questo caso usarono le bombe M117. Questo attacco fu del 1967. Dopo il 1970 né i THAAD né alcun altro tipo di aereo poteva compiere più di un passaggio sul bersaglio senza il rischio di essere colpito da un missile SAM. Per questo motivo anche le postazioni e i depositi di missili divennero un bersaglio primario per gli attacchi aerei americani. Circa metà di tutte le missioni successive al 1967 fu condotta contro il sentiero di Ho Chi Minh. Non si trattava di una sola via, ma di una rete che si sviluppava dal vicino Laos fino al Vietnam del Sud. Con il programma Igloo White furono lanciati dei sensori che segnalavano il passaggio di ogni automezzo e persino di ogni bicicletta. Riuscire a colpire sentieri però era tutta un'altra cosa, motivo per cui la pista era oggetto di attacchi continui. Nelle aree montagnose un obiettivo importante e facilmente identificabile era il passo di Mugai.
Contro di esso fu lanciato ogni tipo di arma nel tentativo di interrompere il sentiero e bloccare l'afflusso dei rifornimenti ai Viet Cong nel sud. Ma i cacciabombardieri supersonici, che pur costavano milioni di dollari, non si rivelarono il mezzo ideale per fermare le persone che camminavano sulle mulattiere attraverso le colline e la giungla. Tutto diventava più facile quando il bersaglio poteva essere visto e in breve tempo i principali ponti stradali e ferroviari furono resi inservibili. Ma la maggiore risorsa del nord erano le braccia e lunghe file di uomini e donne completamente vestiti di nero potevano trasformare rapidamente un bosco in un nuovo ponte. Non usufruivano dei ponti militari prefabbricati, costruivano ogni cosa a mano come il famoso ponte sul fiume Kwai. Quando qualche tratto della pista di Ho Chi Minh era interrotto, i crateri delle bombe erano evitati con una istantanea deviazione attraverso la foresta. Per ostacolare il lavoro di ricostruzione, i Phantom intervenivano a velocità quasi sonica, ad una quota alla quale difficilmente la contraerea leggera li avrebbe raggiunti. Ma ai vietnamiti non mancavano le munizioni e i soldati sparavano agli aerei americani anche con i loro fucili. I fucili d'assalto avevano ancora meno effetto contro questi mostri. I Boeing B-52 Stratofortress, spina dorsale dello Strategic Air Command, svolsero un ruolo crescente in Vietnam, a cominciare dalle missioni Arc Light del giugno 1965. Progettati per trasportare bombe nucleari, furono modificati e ricostruiti per sopportare un enorme peso di bombe convenzionali. I B-52D furono adattati al trasporto di 84 bombe nella stiva e 24 in lunghe rastrelliere esterne per un totale di circa 40 tonnellate. La pioggia di bombe dalle fortezze volanti terrorizzava i Viet Cong, specialmente quando i bombardieri volavano così alti da non poter essere visti né sentiti. Attacchi di questo tipo furono condotti anche contro posizioni nemiche a Loc Ninh, circa 110 km a nord-ovest di Saigon. Dopo l'Arc Light ci furono le missioni Rolling Thunder, spesso costituite da pesanti voli di 12 ore per fare la spola fra le sovraffollate piste dell'isola di Guam, 4.500 km ad est nel Pacifico, e il nord. Spinti da 8 motori a reazione con un equipaggio di 6 uomini, i B-52 contribuirono enormemente al tonnellaggio complessivo delle bombe sganciate sul Vietnam del Nord. Le prime consegne di missili sovietici SA-2 furono effettuate al porto di Haiphong nel febbraio 1975.
Benché si trattasse di un sistema missilistico fra i più rudimentali e complicati, risalente all'inizio degli anni 50, il loro numero aumentò in modo tale da farne una seria minaccia. Durante gli ultimi attacchi del ciclo Linebacker II, nel dicembre 72, fu lanciato un migliaio di SA-2 che causarono l'abbattimento di 15 B-52. I prigionieri al nord erano soprattutto gli equipaggi dei bombardieri e degli aerei d'attacco. I maltrattamenti inflitti ai prigionieri, spesso sottoposti a torture fisiche e psichiche, erano diventati l'incubo costante di tutto il personale di volo. Non appena giungeva la notizia di un abbattimento, una squadra di soccorso partiva per cercare di recuperare i superstiti. Queste squadre normalmente comprendevano un elicottero Jolly Green, il Sikorsky HH-3 scortato da un Sandy, un A-1E che univa le sue capacità di armamento ad una incredibile robustezza e alle capacità di orbitare per ore a bassa quota a protezione dell'elicottero. Dopo un rapido briefing, la squadra decollava facendo rotta verso il punto indicato sulla carta, spesso nel cuore della giungla. Molti piloti avevano un piccolo radiofaro, il cosiddetto beep beep. Se non lo avevano, era il paracadute impigliato sui rami degli alberi che aiutava a trovarli. Lo specialista dell'elicottero, spesso usando un pesante dispositivo chiamato Jungle Penetrator per riuscire a passare attraverso il fogliame, scendeva a terra. Un superstite non ferito poteva essere a bordo in pochi secondi. Nel caso di doppio lancio, i due uomini potevano distare tra loro anche 1,5 km. Identificato il secondo paracadute, i due uomini del Phantom abbattuto erano salvati da sicura prigionia e pronti a ritornare in azione. Dopo l'HH-3, la Sikorsky sviluppò un elicottero più grande, l'HH-53 Super Jolly, con potenza più che doppia, abbondanti corazzature, armamento più efficace e prestazioni generali migliori, incredibili per una macchina di quella mole. Durante la guerra in Vietnam, l'amato Gunner Bird compì missioni di ogni genere. Nessuno però si sarebbe aspettato di vederlo in azione contro il nemico sulla linea del fuoco. La versione AC-47, chiamata Spooky o Puff the Magic Dragon, dal ritornello di una canzoncina per bambini, era armata con 3 minigun da 7,62 mm che sparavano dai finestrini di sinistra. Ognuna di esse era in grado di scaricare 100 colpi al secondo. Il pilota manteneva l'aereo inclinato in una virata costante a sinistra, in modo che le 3 minigun rimanessero puntate costantemente sullo stesso punto, colpendo il bersaglio da tutte le direzioni. Le prime esperienze con questi aerei cannoniera dall'allestimento pionieristico fu incoraggiante e l'attività continuò con un'analoga conversione dei più grandi e moderni C-119, i vagoni volanti. Ma il risultato finale di questa tattica di combattimento fu una vera corazzata del cielo.
La C-130 Hercules da 18.000 cavalli fu un aereo da combattimento senza precedenti. Anche nel suo caso i cannoni sparavano dal lato sinistro della fusoliera, mentre l'AC-130 compiva lente orbite attorno al bersaglio, ma invece del semplice mirino aveva a bordo radar, detectors a raggi infrarossi, una telecamera a bassa intensità luminosa ed un laser. A bordo l'equipaggio poteva seguire sui suoi schermi qualsiasi cosa accadesse al suolo, anche nella notte più buia o con il tempo più avverso. Identificato il bersaglio, l'Hercules apriva il fuoco come un vecchio galeone. Le prime versioni montavano 4 minigun e 4 cannoni Vulcan da 20 mm, ma gli AC-130H di oggi hanno 2 Vulcan, 2 cannoni Bofors da 40 mm e addirittura un obice da 105 mm. Decine di migliaia di uomini combatterono nei cieli del Vietnam e milioni di colpi furono sparati con pochi risultati tangibili. La guerra aerea in Vietnam ebbe aspetti molto atipici, tanto che difficilmente potrà esserci in futuro un nuovo conflitto con le stesse caratteristiche.